ed ecco Sofia Polastri, tennista in Vianello, under 10. Questa bambina si caratterizza per il suo atteggiamento in campo, lo vediamo sempre molto attenta, con un gioco di gambe eccellente. Eccola a tre quarti campo per rispondere al servizio, sventaglia, ma soprattutto il suo viso sempre pronto, sempre attento. Eccola a scandire il risultato ad alta voce. Ecco, ancora la vediamo anche mentre cammina. La bambina dimostra personalità. Mi piace l'under 10, Sofia Polastri, proprio per questo suo modo di fare, il suo modo di stare in campo. Non ci sono problemi, ad alta voce ripete il punteggio, e questo quando si è piccoli è molto importante nelle partite. Spesso ci sono delle discussioni proprio perché i punteggi non vengono ribaditi con fermezza. Ad osservarla la sua maestra Martina Dall'Osso, una maestra che ha esperienza e che segue questi bambini con grande attenzione nella titolata scuola del tennis team Vianello. Ancora la vediamo a tre quarti campo, pronta a sventagliare, ma soprattutto il gioco di gambe, demi-volé addirittura a tre quarti, e tiene con il rovescio lasciando la mano sinistra. Siamo in conclusione di questo video dedicato all'Under 10. Ci troviamo alla Roma Tennis Academy, questa nuova struttura che si trova nella località Bel Poggio, che ha ospitato i quarti di finale della manifestazione che ha coinvolto i migliori bambini della capitale. Eccola Sofia Polastri del tennis team Vianello, ancora al servizio. La vediamo pronta a muovere le gambe, ancora il servizio, e raccoglie ancora un punto la Polastri. Under 10, un momento molto delicato dove la vittoria e la sconfitta devono essere interpretate in maniera assolutamente giusta. E salutiamo la Sofia Polastri del tennis team Vianello.